Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Astro Colony. Giocatore singolo, avvia gioco. Seme. Broccolo. Perché non scrive? Non scrive. Non gli è piaciuto. Ah, forse vuole dei numeri? Questo. Consumo ossigeno, attivatore del propulsore, avvia gioco. Believing that one planet would be enough for us was wrong. Our colossal ambitions pushed us to leave our homes. Driven by the need of development and achievements, humanity seeks opportunities to discover new worlds and perhaps new dimensions. We are the first colonists, laying the foundation for future generations. It's your turn now. Show your survival skills, unlock technologies, and remember, the galaxy is yours to conquer. Benvenuto colono, io sono Eibot, sono stato programmato per guidarti nel tuo apprendimento. Segui i miei consigli e inizia a creare l'Astro Colony. Ok. Stai lievitando. Usa VSD per muoverti nello spazio. Ok. Spazio per saltare con l'altezza alt spazio. Ah, ok. Quindi alt va in basso, space va in alto. Ok, per camminare sulla superficie usando gli scarponi, stivali di gravità, premi X. Con X invece saltiamo. Ok, perfetto. Che cavolo sono queste robe? Se hai bisogno di aiuto, controlla la guida. Per aprirla usa il mouse tab o il tasto G. Ok. G. Eccola qua. Per espandere la tua stazione spaziale avrai bisogno di raccogliere risorse base. Guardi di attorno e trova degli asteroidi guardanti ferro e rame. Ok, allora, ferro e rame. Questo cos'è? Picconiamo. Questo è ferro, carbonio, ferro, carbonio. Ok. Ah no, X. Ok, ci abbiamo... jetpack adesso. Estraiamo ferro e rame. Ok, adesso torniamo qua. X. Boom, non c'è il danno da caduta, ok. Vediamo se possiamo continuare. No. 3 di minerali di ferro. Ci serve ancora un ferro. Ok, adesso è ora di trasformare dei materiali in qualcosa di più sofisticato. Apri il tuo inventario con la I e attiva la produzione di ricette. Grazie. Vedrai che i nuovi oggetti saranno prodotti automaticamente. I. Nuova ricette. Ricette. Ah, lingotto di ferro e lingotto di rame. E li fai in automatico. Ok, grazie. Nel frattempo noi picconiamo. Aspetta che piccono, come si chiamava lui? Eibotto. Adesso ci occuperemo con il bisogno di base di respirare. Potresti aver notato che il tuo livello di ossigeno è calato leggermente durante il primo compito. Controlla l'indicatore di ossigeno in angolo a sinistra. Sembra full. Quando il livello raggiunge lo zero, il tuo corpo subirà dei danni. Ah, alla fine moriremo. Aspetta. Siamo lentissimi. Non so perché. Boh. Ok.
È quindi estremamente importante ricaricare l'ossigeno il più spesso possibile. Usare del ghiaccio nel generatore di ossigeno è il modo più veloce per ricaricarlo. Per costruire il tuo primo generatore di ossigeno devi scoprire la tua prima tecnologia. Sicuro di aver accumulato abbastanza punti, scienza base. Estraendo minerali e steroidi. Quando hai almeno 2 punti, vai allo schermo tecnologia T e sblocca la tua prima tecnologia. T. Ossigeno. Come morte per asfissia. Costruisci il tuo primo generatore di ossigeno usando gli oggetti fabbricati. Precedentemente scegli dispositivo alla barra F1. 1. O trova nel menu K. Ah, ok. Oppure faccio F1, 1. Ok, eccolo qua. Lo posso girare? Sì, con la R. Mi chiede acqua. E scafandrolos. Ok, lo mettiamo qua. Hai appena costruito il tuo primo dispositivo. Per deselezionarlo, annulla la costruzione, premi Q. Ok. Ora puoi usare il tuo nuovo dispositivo per ricaricare l'ossigeno che stai respirando. Richiede ghiaccio. E fortunatamente ci sono molte steroidi che fluttano in giro. Questo. Perché sono così lento adesso? Prima non ero più veloce. Boh, vabbè. Questo qua cos'è? Devo ricaricare l'ossigeno. Però prima non ero più veloce a picconare. Boh. Ah, io piccono anche questo. Ah, questo è carbonio. Non lo so, mi dà l'impressione che sono più lento. Tre. Estrai in alto a destra, si vede quanti ancora ce n'è. 2. E... uno, ok. Quello è di rame. Prendiamolo. Ce n'è 5, 4. C'è anche del ghiaccio. Qui c'è una struttura però. Ok. Fai in fretta, apri il dispositivo. E premi E. Ok. Ghiaccio. Usa il ghiaccio per ossigeno. Ah, ci ricarichiamo. Perfetto. L'elettricità è il cuore di molti dispositivi. Questi funzioneranno finché ci sarà abbastanza elettricità per la loro rete. Se non potranno produrre o consumare, segnaleranno il problema con il simbolo elettricità. Costruisci un reattore a carbone, è il dispositivo più semplice che usa il carbone per produrre elettricità. Ok, quindi devo fare dal menu ricerca. Com'era il menu ricerca? Non ricordo più. Menu ricerca. Ah, ma c'è la mappa. Cos'è questo? Terra Columbus. Ah. Ok, e qual era il menu ricerca? T. Allora, no. Non c'è elettricità. Sì. Cercato.
Ok, quindi adesso andiamo in due e lo posizioniamo. R. Vedere. Qua. Perfetto. 3. Gli attacchiamo sicuramente. No. No. Ah, vuole i cosi. Aspetta. Ok, si è rotto. Per attivare il reattore a carbone, premi carbone. Andiamo a metterci il carbone. Carbone. Poi facciamo così. I. Possiamo costruire... ricette. 6 lingotti di rame vuole. Andiamo a prendere un po' di rame. Tipo questo. Questo è il rame. Ci posso salire? No, non ci puoi salire. Ok. Ok, poi questo è ghiaccio. Premo shift per correre più veloce, ma non funziona. E lì c'è del rame. Ok. Prendiamo quest'altro rame. Vediamo se riusciamo a fare. Fabbrica a mano un cavo di rame. Ok. Non lo possiamo fare ancora. Prendiamo altro rame. Ah, qua c'è il carbone. Ah, sta funzionando lo stesso. Ma sta bruciando anche se non... se non ci è attaccato niente. Ma quella? Che frutta così? Allora prendiamo lo stesso il ferro, non si sa mai. Tanti lo so che dopo ci servirà il ferro. Che è successo? Sono scomparso. Ok, allora vediamo, inventario, ne abbiamo 9, perché non le possiamo fare? Bloccato, cavo di rame fatto da piastra di rame, la piastra come non ce l'ho nella ricetta la piastra di rame, Jay. Piastra di rame. Bello, Jay. L. No, com'era? T. Questo è. Fabbricare a mano le cose. Eccole qua. Allora, rame. Facciamo... tutto quello che si può fare. Poi saliamo, andiamo a prendere... cosa? Quello è oro? Io voglio l'oro allora a questo punto anche. Va. Prendiamoci un po' di oro, non si sa mai. Questo ci dà oro e rame. Nel frattempo il robottino ci segue. Ok, ce la facciamo a prendere questo. Lo spingo? No. Rotto. Ok, quindi facciamo e ci mettiamo qua il ghiaccio, usiamo il ghiaccio per ripararci, okay, e poi facciamo
questo ce l'abbiamo, quindi 3, possiamo collegare questo con questo. E adesso questo gli mettiamo il carbone. Ok, quindi questo è alimentato. Consumo 1. Ok. Dov'è il robottino? Fatto. Robottino? Ho fatto. Ne abbiamo finito. Figo. Sì. Ricerchiamo. Questo cos'è? Rompighiaccio. Ricerchiamo il rompighiaccio. Con la nuova tecnologia dell'acqua scoperta puoi iniziare a raccogliere acqua. Costruisci un rompighiaccio per processare il ghiaccio. Quindi 8. E anche questo vorrà la corrente elettrica. Ma questo voleva l'acqua da qua. Quindi possiamo fare così. E questo vuole l'acqua. Potremmo fare 4 di rame. Ok, 4 di rame. Andiamo a prendere il rame. Passiamo con la picozza. Certo che però è un po' lento il piccone, direi, Perché io sto... Aspetta, io sto producendo ancora questi. No, no, basta. Basta cavi. Costruisci un rompighiaccio. Ok. Ah, ma sotto c'è qualcosa lì, no? Sì, adesso lo costruisco. Lo posso costruire adesso? Q8. Sì. A sto punto... Se io lo costruissi qua... E qua ce la faccio a mettere... Il coso per girare, no. Allora facciamo così. Costruiamolo qua. Poi 3. Quindi si può andare anche in altezza, ho visto. E c'ha questo qua. Ok. Cos'è che vuole? Magazzina acqua nelle celle d'acqua. E ricorda di collegare tramite tubi dell'acqua. 7. Tubi dell'acqua. 6. Celle d'acqua. Ok. E il 7. Con trasporto dell'acqua. Ok. 7. Trasporto dell'acqua. Non lo fa. Cos'è che vuole? Ah, vuole questo. Costruiamolo. Ce ne ha fatti 4. Ne facciamo altri 4. 6 oro. Fatti. Cos'è che dice? Ok. Bas. 8. E a questo punto io, senza sapere né leggere né scrivere, gli do l'acqua anche a questo, no? Sì, però qua non arriva acqua perché gli devo mettere il ghiaccio. Missione ghiaccio. Allora, eccolo lì. C'è ghiaccio e rame.
Abbiamo preso anche il carbone, se non sbaglio. Ok. Modo più veloce è buttarsi giù. Oppure apriamo così. C'è un ingresso qua. Ghiaccio. Forse non dobbiamo mettergli il tubo? Boh. Cinque di acqua. Figa l'acqua. Però è finito subito. Bombola di ossigeno. Ah. Hai padroneggiato questa tecnologia, molte altre aspettano di essere scoperte. Ok, dopo averci giocato un po' off camera, ecco cosa il risultato. Allora, il risultato è che praticamente lui con questo... aspettate, mi sono incasinato con i tasti. Allora, questo attrae in automatico gli asteroidi, li processa, camminano, entrano qua dentro dove questo crea i lingotti e vengono mandati esattamente qui, che è praticamente il laboratorio per creare punti, punti di ricerca. Qui ho agganciato una piattaforma asteroide dove sto sta trivellando ancora il carbone, e qui ho agganciato un pianeta. Signori, un pianeta, sì, perché hai la possibilità tramite questi di creare un ponte e agganciarli, come muovendo la vostra base. La base si muove con dei motori. Praticamente agganciamo i motori, questi qua, 4. Questi sono dei motori. Si agganciano da una parte o dall'altra. Se agganciati qui, noi andremo verso quella direzione lì. Quindi si agganciano i motori e pian pianino la vostra piattaforma si sposta, avvicinandosi sempre più. Dopodiché azionate il ponte, ne costruite un altro dall'altra parte. Questo ponte vi permette di trasportare anche la corrente. Infatti quello che sto facendo io è raccogliere il più possibile. Questa barriera che vedete è la barriera di ossigeno che viene creata in automaticamente. Lui sta raccogliendo. L'unica pecca è che questa trivella, quando finisce di scavare in un punto, non è che si sposta in automatico. Cioè adesso l'ha fatto, ma non lo so, a volte scava solamente in un punto solo e basta e crea un buco. Però adesso sta funzionando. Quindi qua dentro abbiamo i minerali e la terra. Come potete vedere è più ricca di minerali, potete lasciarla attaccata o potete poi anche espandere la vostra piattaforma creando un livello in più o in meno, dipende da quello che volete fare. Adesso io quello che farò, andrò qui. Questo è un filtro che gli dice di portare qua solamente il ghiaccio in modo tale che questo processa il ghiaccio, trasforma in acqua, va qua dentro e mi crea, se voglio, le bombole di ossigeno, queste qua. Quindi quello che farò io adesso è mettere qui il rame, ne ho 134, e lui non farà altro che processerà il rame, i lingotti di rame. Una volta usciti i lingotti di rame, questi lingotti di rame praticamente in automatico cammineranno e andranno qua nel processo di tecnologia. L'albero tecnologico è lungo, veramente lungo, molto lungo, e fino ad arrivare all'energia a fusione. Ok, io spero che questo gameplay vi sia piaciuto.
Era una preview su questo gioco, naturalmente le preview sono solo sul canale, questo gioco è uscito già da un po' di mesi, io non l'avevo ancora provato e volevo portarvelo per farvelo conoscere. Se vi va lasciate un like o un commento e se vi va iscrivetevi, come sempre siete mitici. Alla prossima, bye bye!